Ed oggi sono qui con Giorgio Zito. Giorgio Zito, perfetto. L'ho detto bene? Benissimo. Allora, statemi a sentire. Questo signore... Giuseppe, sì. Perché Giuseppe? Perché spesso, per insomma, nascondere la mia vera identità, ai giornalisti dichiaro questo nome. Allora, dovete sapere che lui è attore, regista, autore, insegna teatro, è il direttore del Teatro Bernini di Ariccia, dove io ho anche recitato l'anno scorso insieme al mio amico Gino Ariuso. Bene, sì, mi ripresento a questo punto. Mi permetti? Ma certo. Perché magari pensano che prima stavamo dicendo sul serio, invece scherzavamo. No, penso. No, ci tengo perché è un nome di famiglia, ecco, Giacomo, va bene. Insomma, Giacomo è un nome pure importante. Allora, io l'anno scorso ho avuto il piacere di recitare nel tuo meraviglioso teatro. Sì, la Bomboniera. È una cosa incredibile, anche perché dopo tutto quello che è successo, adesso ripensare, chiudere gli occhi e rivedere quel muro di gente attaccata che si poteva alitare, fra loro potevano alitarsi, che oggi sarebbe un lusso, infatti siamo ancora qui con questo. Insomma, mi emoziona. Ma come ti è venuto in mente di avventurarti in questa avventura? Scusa il gioco di parole. Ma la premessa è sintetica. Un teatrante malato di teatro, se trova un garage, lo trasforma in un teatro. A me è andata meglio, perché non ho trovato un garage, ho trovato una splendida chiesa, ex chiesa sconsacrata di proprietà comunale, che aveva avuto già una bella ristrutturazione, ma non aveva ancora una destinazione d'uso precisa. E quindi abbiamo fatto una proposta di ridestinazione d'uso con un progetto molto accattivante, molto economico, e nel 2008 il comune di Ariccia ha provveduto a trasformare questo spazio che era vuoto sostanzialmente, con il nostro contributo di idee, anche di tanto volontariato, a trasformarlo in un piccolo teatro che però è diventato anche un polo, diciamo, di insegnamento molto importante, perché mi dicevi che comunque avete tantissimi ragazzi, allievi, insomma. Sì. Abbiamo, nel 2017-2018, abbiamo fatto una richiesta al Comune di riconoscere l'attività dell'Accademia Bernini come centro di formazione e ricerca teatrale. Nel frattempo erano passati 10 anni e l'attività didattica si era molto incrementata. Senti, ma tu che adesso, diciamo, insegni, qual è la cosa che adesso ti appassiona di più? Stare sul palcoscenico ancora, cioè stare ancora sul palcoscenico? O comunque, insomma, l'insegnamento ti è un po', al di là poi, insomma, del fatto pratico, che comunque è una cosa che funziona, uno, insomma, la fa rendere ancora di più, però tu, ecco, ci sono dei momenti in cui vorresti dire lasciatemi solo e fatemi salire sul palco e basta? Ogni tanto lo faccio. Sapevo che ti facevo una domanda dove ti mettevo in difficoltà. Sì, ma la difficoltà è scegliere tra tanti amori che, come dire, sono un po', no? Tutti amori amanti. Certo. Quindi non saprei. Sì, però recitare è bellissimo, sicuramente. Ma vogliamo mettere scrivere, per esempio. Vabbè, quella è una cosa. Io ho passato il lockdown e ho rischiato il suicidio e sono riuscito a evitare il gesto estremo, perché mi sono messo a scrivere sapendo che il 90% quello che scrivevo non sarebbe mai andato in scena. No, però in quel momento ti faceva io ho vissuto di immagini, di fantasia, certo. E ho avuto la fortuna veramente grande di poterlo poi mettere in scena in un momento così difficile. Abbiamo realizzato uno spettacolo che ha dato un po' in scena al Festival di Anagni. E tra l'altro, ecco, sì, ti faccio i complimenti, perché ho visto il cartellone, ho visto il grande successo, e quest'anno è stata la cosa ancora più difficile, e quindi i risultati e i numeri hanno un valore doppio. Sì, assolutamente. Senti, prima, mentre venivamo qui, abbiamo parlato un attimo di Fiorenzo Fiorentini. Ora, tu non sei romano, ma vieni dal nord, ma come tutti, diciamo, tutte le persone, anche se tu non vivi proprio a Roma, abbiamo detto appunto che dirigi questo teatro ad Ariccia, però insomma stai nel circondario romano, certo. Roma è una città che dopo 3 giorni chiunque vive qua si sente romano, quindi diamo per scontato che tu ami questa città, sì. Insomma, cioè, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, però mi ha colpito perché tu
Mi hai parlato insomma di Fiorenzo Fiorentino. Il grande Fiorenzo. E quindi tu insomma hai avuto a che fare con quel signore che ha fatto un accenno. Dindo, dindo, amore. 100 campane stanno a dite no. Ma tu, strega del cuore. Canzone. Brividi. Bellissimo. Fiorenzo è un capitolo della mia vita. E io ero piccolo quando è uscito Il segno del comando. Ero piccolo. Ugo Pagliaro, come diceva Ugo Pagliaro. E tanti grandissimi attori dell'epoca. Chi poteva immaginare che qualche anno dopo, insomma, diciamo qualche anno dopo, finita l'accademia, ho cominciato a lavorare, entro in contatto, grazie a un carissimo amico, direttamente con Fiorenzo Fiorentini, che, parlo della fine degli anni 90, era 98, 99, 2000, mi chiede, dopo aver fatto un paio di spettacoli nel accogliente, a cui siamo tutti affezionati, Teatro Petrolini, se potevo aiutarlo negli allestimenti dei suoi spettacoli, soprattutto quelli estivi, al Giardino degli Aranci. Non ci potevo credere. È stata un'esperienza bellissima, anni in cui ancora adesso, se ci penso, ritengo di aver avuto una grandissima fortuna. Quindi sono stato fianco a fianco con Fiorenzo fino a che non ci ha salutato. Ma tu lo sai che insomma io, tra l'altro, una delle mie più grandi socie in affari spettacolari è Serena D'Ercole, che è stata insomma una sua creatura, insomma. E quindi ecco, Fiorenzo Fiorentini è una persona che ti ha lasciato dentro un qualcosa che ogni tanto tu vai a ricordare nel momento in cui diciamo vai a pescare nell'esperienza, no? Quando uno ha avuto la fortuna di lavorare con un grande di quel calibro, cioè ogni tanto ti viene in mente qualcosa e dici qua Fiorenzo avrebbe fatto questo. Continuamente. È stato un maestro straordinario. Una cosa, per esempio, proprio sulla scrittura. Lui ha scritto, lo sappiamo, di tutto: musica, teatro, sceneggiature. Giacomo da assistente, Giacomo questa tagliala, ma Fiorenzo è bellissima, lunga, tagliala, cioè lui... Mi spiega però, perché non tutti sanno questa cosa. Fiorenzo era famoso per essere un attore sul palcoscenico straordinario, tra l'altro comicissimo, grandissimo attore comico, ma nella vita si impuntava, sì. Diciamo, lui non zagagliava, come si dice a Roma, non balbettava, ma si impuntava. Segno di grandissima intelligenza, tra l'altro. E si incazzava se tu cercavi di aiutarlo a... Guai. Non si fa mai, no. Solo con lui, tutti quanti. No, però lui si divertiva a raccontare, sì, l'episodio, l'aneddoto della sua vita, della sua biografia, dove per questo motivo, un paio di occasioni, una in particolare, gli proposero un personaggio che balbettava. Lui cominciò e recitava benissimo, senza una esitazione, e questo la dice lunga, insomma. Proprio... Senti Giacomo, siccome è molto bello insomma ricordare queste persone che sono state molto importanti, però vorrei un attimo tornare a te. Sì. Secondo te, come se ne esce da sto momento? Il mio motto è diventato day by day, giorno per giorno. È l'unico modo. Io sento solo le notizie che mi... come quando leggiamo il nostro oroscopo, sì. Seleziono le notizie che mi piacciono. Oggi ci credo e domani no. No, però sì, però se oggi due virologi ci dicono che, per esempio, tra gennaio, febbraio, già potrebbe cominciare a uscire un vaccino, io alzo la mano. Primo... Non me ne importa nulla, lo so, è un discorso a parte, guarda, posso dirti una cosa, però tu lo sai che in questo speriamo bene. È un momento in cui qualsiasi cosa dici ti danno poi una collocazione politica. No, noi non volevamo. No. La mia domanda era appunto come se ne esce, perché, psicologicamente. Perché adesso esce un po' fuori quella parte un po' egoistica di noi artisti. Noi vogliamo che tutto torni a posto, però la prima cosa è che riaprino i teatri. Sì. Perché in questo momento, senza, ripeto, andare su, è un po' come se ci avessero detto sì, sono aperti, arrangiatevi. Sì, sono aperti, anzi, riapriteli, perché non vi diamo i soldi che vi servono per campare. Esatto, e non è una cosa al governo, qualsiasi no, non ce ne frega niente. No. Noi
facciamo un discorso, però adesso vabbè, siamo su scivolati. No, allora, però due paroline in più le certo, possiamo certo, dire, certo, no? Certo, perché certo, questo argomento, sì, per esempio, tanti, no, lo dico per, a scorno di equivoci, ma molte persone dicono: ma come? Ma i teatri si sono stati riaperti, perché non fate gli spettacoli? Insomma, perché tu riapri un teatro, ma non lo puoi usare, ci sono due cose diverse, non lo puoi usare perché i protocolli ancora adesso sono non tali per cui il costo non può essere sostenuto dalle entrate che una platea praticamente vuota dovrebbe sostenere. Certo. Questo è un calcolo matematico. Senti, diamo allora per scontato che comunque si riapra. Sì. Qual è il tuo primo progetto personale? Adesso proprio non come direttore. Come regista. Proprio come regista, proprio come artista, tu in prima persona. Qual è la prima cosa che vuoi fare? Allora, c'ho uno spettacolo molto carino che è stato sospeso, doveva andare in scena il 14 marzo. Il Pollo, una mia riscrittura del Tacchino di Fedo. È stato noi avevamo lo spettacolo montato con la scenografia sul palcoscenico alla prova generale la settimana prima, l'8 marzo. Il 14 andavamo in scena. Quello quindi è lo spettacolo fatte, tutto pronto, qua. Costumi, cioè, tutto pronto. Costumi, immagino pubblicità, tutto. Locandine. Locandine, manifesti, tutto. Beh, insomma, soltanto per una cosa del genere meritiamo, in questo caso Giacomo merita, insomma, che prima o poi si ritorni. Senti Giacomo, questi incontri sono molto brevi, purtroppo devo essere, io poi quando sono personaggio come te vorrei stare a parlare per ore, a parte il fatto che questa idea in realtà era nata perché ci fosse poi una platea e con la macchina si facesse uno spettacolo, noi potremmo farlo perché potremmo così, voglio essere presuntuoso, lo potremmo fare, ma non è così, quindi dobbiamo salutarci. Io sono contentissimo di averti venuto, l'anno scorso conosciuto, avendo avuto l'onore di venire a calcare le tavole del tuo meraviglioso teatro, poi perché sei una persona meravigliosa, sei un vero artista e nel nostro lavoro si conoscono tante persone che poi metti sull'agenda. Io quando ho conosciuto te ho avuto la sensazione a pelle, dico forse c'ho un altro amico in più nel mio lavoro. E guarda, non ti devo chiedere niente, anche perché le mie richieste già te le ho fatte, quindi. No, ma ricambio tutto l'affetto. Quindi insomma, grazie di cuore. Grazie a te. E dai, speriamo la prossima volta di rivederci che col teatro che è aperto, che possiamo alitarci. Assolutamente, okay? Io dico, quando dicono sarà tutto diverso, io dico mi accontento anche se fosse tutto come prima. Per il momento, poi cambiamo, ma intanto torniamo come prima. Guarda, sei uno degli ospiti con i quali ho usato poco la chitarra, ma ne balza la pena. Grazie, grazie per questo incontro.